Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti tutti. Buonasera a tutti, buonasera Nick. Buonasera Silvana, si vede che un po' di sole l'abbiamo preso anche noi andando in Italia alle vacanze. Sì, ma un po' di sole e forse un po' di chili, chili sicuramente, specialmente devo dire dove eravamo, a Ostuni e a Cellino San Marco, non ci sono dubbi. Di cosa vi stiamo parlando? Beh, dalle immagini state vedendo dietro di noi ovviamente quello che abbiamo provato, sperimentato durante quella notte veramente speciale. Abbiamo così dormito nella tenuta di Albano Carrisi, abbiamo incontrato Albano, ma che bella serata, Silvana. Sì, infatti, quindi due bellissimi giorni, è stato un privilegio visitare questa appunto tenuta di Albano Carrisi, che tra l'altro è un resort, uno spa, con tanto di piscina, senza dimenticare un ristorante che era fantastico, si mangiava benissimo. Sotto le stelle di quel bellissimo posto a San Cellino San Marco, dove appunto è nato e cresciuto Albano, questa stella incredibile che promise al papà, 17 anni, dice me ne vado, però un giorno ritorno. E così ritornerò a fare anch'io il vino, perché la terra è perfetta con per tanti fare il vino. Diviniti. Assolutamente. E lo ha fatto, ha mantenuto la sua promessa. E quindi noi adesso vogliamo dire grazie a tutte quelle persone, prima di tutto a Alex Cecere, che ha avuto questa bellissima idea di così portare il vino a Montreal, e il 26 di settembre. Ricordiamo, presso le sale da ricevimento PMG Plaza, quindi a Plaza Volare, ci sarà questa cena con Albano, una cena veramente particolare, perché lui sarà così tra la gente, quindi ci sarà modo di stringergli la mano e di gustare i suoi vini. È vero che ci sarà anche una cena, ecco il motivo anche del prezzo d'entrata, ma è una interessante cena. Ma prima di parlare del 26 di settembre, dicevo, volevamo ringraziare tante persone, e le vedrete perché ci hanno accolto in una maniera fantastica, quindi grazie. Infatti, e quindi vedrete anche Sergio Angioi, che tra l'altro è il direttore, ci ha fatto da guida gentilmente, e quindi ci ha portato tra i vigneti, tra tutto il resort, tra tutta questa tenuta di Albano Carrisi, che condividiamo con tutti voi. E quindi noi abbiamo avuto appunto il privilegio anche di intervistare Albano, che vedrete anche questa sera questa intervista, e poi farete il giro della tenuta insieme a noi. Tra i posti che abbiamo visitato, Silvana, domanda te la faccio a te: qual è il più bel posto di questa grandissima tenuta? È un resort, stiamo parlando di grandissima nel vero senso della parola. Pensate che ha 40 cavalli che sono tenuti così in libertà nei suoi terreni, bellissimo, veramente bellissimo. Sì. Qual è il posto che ti piace di più? Io direi tutta la tenuta, perché appunto la piscina, il ristorante molto bello all'aperto sotto le stelle, ma poi anche la masseria che abbiamo visitato, dove c'erano appunto anche altri vigneti soltanto da 2 anni e che comunque hanno già l'uva, ma sono bellissimi, cioè una zona molto molto bella. Io ho amato lo studio di Albano, lì dove sono nate tutte le belle canzoni incredibili. Ci hanno fatto entrare nello studio, cosa che è qualcosa di raro, perché non fanno entrare quasi nessuno. Abbiamo provato un altro privilegio, belle emozioni. Io direi immediatamente di iniziare e farvi vedere quel po' che siamo riusciti a farvi a vedere attraverso queste immagini. Guardate voi stessi. Ebbene sì, siamo nella tenuta di Albano Carrisi, ovviamente abbiamo tanto da farvi vedere, quindi seguiteci, facciamo il giretto e scoprirete tutte le meraviglie di questa bellissima resort di Albano. Ovviamente non ci siamo solo noi, c'è tantissima gente che vengono un po' da tutte le parti del mondo, tutti amano Albano. Come vedete alle nostre spalle c'è anche una chiesetta. Albano è molto devoto, Sergio. Albano è molto devoto a Padre Pio, è molto devoto a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta è stata anche la madrina di battesimo di sua figlia Triste, per l'immagine che è gioia enorme.
era molto 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 devoto a Papa Giovanni Paolo, ha cantato credo 8 volte o 10 volte per lui, e ogni volta con, mi racconto perché io non le ho vissute queste cose, mi racconto, ogni volta era con un'emozione incredibile, perché quest'uomo veramente trasmetteva tantissima serenità, tantissime emozioni. E quindi ha costruito in questa tenuta anche la chiesa consacrata, quindi dove si possono celebrare tutte le funzioni. Non abbiamo il prete, andiamo a vedere. Qui siamo nella sala d'incisione dove vengono registrati tutti i dischi di Albano. Qui siamo esattamente nella parte dei tecnici. Ci sono tutti gli strumenti per registrare le voci e i suoni e per comporre poi quelli che diventeranno i dischi. Ovviamente Albano e Domenico Modugno. Sì, Albano è legatissimo a Domenico Modugno, perché Domenico Modugno è stato il primo pugliese ad avere un successo mondiale. Lui è stato Mister Volare, no? Quindi grandissimo successo in tutto il mondo, per cui Albano ha detto: se ce l'ha fatta lui, ce la devo fare pure io. Per cui è stata l'ispirazione di Albano, è stato questo signore lì, e lui ha ancora un'ammirazione incredibile. Allora, qui siamo all'interno di quello che era un granaio, perché questa tenuta era di proprietà di un barone. Quando Albano l'ha acquistata, questo era un granaio. Chiaramente non era nei progetti di Albano produrre del grano, ma il suo progetto era produrre del vino, e quindi da granaio è diventata la prima bottaia che abbiamo in azienda. Quindi ci sono solo botti da 33 ettolitri l'una, e affiniamo solamente quello che diventerà il vino chiamato Nostalgia, come una canzone di Albano. Allora Sergio, in quali paesi viene distribuito il vino di Albano? Allora, a parte l'Italia, in Europa facciamo Germania, Lussemburgo, Malta, Belgio, Albania, Svizzera, un po' di Francia, facciamo Polonia, Russia, Cina, Stati Uniti, Panama, Brasile, adesso questi mi vengono, Filippine a breve, insomma ogni anno comunque aumenta sempre più il pacco dei clienti all'estero. Cerco di equilibrare, perché in Italia il vino continua ad andare fortissimo, però devo tenere un equilibrio giusto tra Italia ed export. Qui siamo nella nostra piccola cattedrale del vino, siamo nel cuore dell'azienda, dove affiniamo i vini più importanti della nostra produzione. In particolare qui abbiamo barrique di legno di rovere francese, abbiamo tonneau e abbiamo botti, le grandi botti di legno italiano. Qui affiniamo i vini che sono destinati al Platone, che è il nostro best top wine, e vini che sono destinati al Taras e i vini che sono destinati al Don Carmelo. Per queste tre referenze l'affinamento avviene qua, con diverse modalità, con diverse tempistiche. In queste botti, ogni botte 33 ettolitri di vino, noi usiamo far riposare il vino che diventerà Don Carmelo. Don Carmelo è la bottiglia storica dell'azienda, la prima imbottigliata nel 1972 da Albano, l'ha chiamata così in onore del papà. Quindi la prima bottiglia lui l'ha presa e l'ha data nelle mani di suo padre, mantenendo la promessa che gli aveva fatto quando era partito con la valigia di cartone, e aveva promesso al papà che sarebbe tornato con la fama, la ricchezza, e con quei soldi avrebbe costruito la cantina e tutto ciò. In effetti lui l'ha fatto, e nel 72 è riuscito a portare a termine quella promessa e quindi realizzare questo sogno.
Quindi Don Carmè, la bottiglia storica dell'azienda, riposa in queste botti dopo aver passato l'affinamento di un anno nell'acciaio, arriva qui per qualche mese. Poi è l'enologo che, a seconda dell'evoluzione che il vino ha nelle botti, decide quanto tempo resta nelle botti, dopodiché viene preparato per imbottigliamento e queste botti vengono ulteriormente riempite con altro prodotto che sarà poi imbottigliato. Qui siamo nella zona dell'imbottigliamento. Vedi sulla mia destra dei silos dove c'è già il vino pronto per andare in bottiglia. Ok, questi sono i silos di pre-imbottigliamento. E poi ti spiego un attimo come funziona la linea. C'è il depalletizzatore delle bottiglie, la macchina là in fondo, inseriamo il pallet nelle bottiglie vuote, la macchina le prende e le passa in linea. Arriva su questo primo macchinario che si chiama il monoblocco di imbottigliamento, c'è la sciacquatrice, le bottiglie vengono capovolte, sciacquate con acqua, ricapovolte, entrano nell'imbottigliamento, quindi quelle sono la zona dove vengono riempite, qui viene posizionato il tappo. Continuano sul nastro, arriva in questa macchina qua che non è altro che la macchina con aria calda, in modo tale che cerca di asciugare quella patina che si forma sulle bottiglie quando il liquido è più freddo della temperatura ambiente. Troviamo tra i vigneti della masseria La Mea, allora appunto ricordiamo i vini di Albano Carrisi, ben presto disponibili a Montreal, e questo grazie a Alessandro Cecere, importatore. Alessandro, we do have to thank you for soon having these wines in Montreal, these wonderful wines of Albano Carrisi. Yes. You're the importer. Yes. Soon everybody will be able to taste his great wine in Montreal, yes, and even in Canada. It's mm-hmm. going to go slowly in across Montreal, Canada. Across Canada, Toronto, up to Vancouver. Yes. We will have all his wines available for everybody, for hotels, restaurants, bars, everybody that want to purchase it, we will be to their service. Yes, and there is a wonderful selection of wines for every taste, for yes. every budget. Yes. Besides that, we do want to remind everyone that there that special event that for sure everyone has already heard of in Montreal on September 26th at Plaza Volare. We can call it almost a semi-private event. It's a VIP event, really. VIP event with only 500 tickets available. Yeah. And they've been selling very fast. Yes. Very fast. There's not much left, maybe about 200 maximum left tickets. The event is going to be really, really crazy. It's going to be a very fun event. People are going to enjoy Albano. They're going to be talking. All, the wine tasting. Yeah, the wine tasting. We'll be tasting the wine all with wine. Albano. All his wine. He'll be giving an explanation also yes. about each wine yes. and the names of each wine, right? Yes. We know yes. there's Felicità. That's the famous one. That's the famous wine, like the famous song. And you won't be eating panini and bicchiere di vino. You'll no. be eating much more than un panino. Yeah. It'll be an elaborate meal, yeah. wonderful meal, wonderful evening. A meet and greet also with Albano. He will be there the entire evening. Yeah. Therefore, it is an event not to be missed. And we know that, as Alessandro mentioned, tickets are going very quickly and there are very few left. So don't miss out. Yeah, and here is his famous wine, right here. It all starts here. Here. Prima di tutto, Albano, ti mandiamo un abbraccio di Montreal a tutti gli italiani che abitano lì e che ti seguono e che ci stanno seguendo in questo istante. E anch'io mando un grande abbraccio, più un carico di felicità, non si sa mai. Bisogna sempre prendere un pezzettino al giorno e utilizzarlo nella maniera giusta. Certo.
Allora, 17 anni parti... Il faut dire en français, en italien ou en anglais. Comme tu veux, on peut faire les trois langues. Pugliese. Pugliese, io ho un problema. Ah, sì? Sì, a capirlo e a parlare. E allora, fai come ti piace e pare. Allora, a 17 anni parti, inizia la tua carriera, diventi cantante famoso, però fai una promessa a tuo papà, Don Carmelo, di ritornare... di fare un vino e di dare appunto il nome Don Carmelo a questo vino. È stato, e il, mio primo, è stato il mio primo vino che ho imbruscato con il nome Don Carmelo, e soprattutto ricordo benissimo la prima bottiglia che è capitata nelle mani di mio padre, l'orgoglio evidentissimo, lui che non si lasciava mai andare a fette speciali, tutto molto... chiuso, molto interiore come personaggio, e quella bottiglia e quella fotografia ce l'ho ancora in mente qua, è stato un, come dire, ti ringrazio perché sai mantenere le promesse. Sì. Albano, a Cellino San Marco non ci sono dubbi, è una terra speciale, oltre perché chiaramente è data vita Albano, ma anche perché cioè, le tue terre sono sicuramente il posto ideale per i cellulini, questo clima incredibile per maturare appunto l'uva, ma c'è anche la tua passione, ma è una formula giusta per avere questi vini che adesso insomma, sono considerati tra insomma, i migliori vini. Caffè, banane, i posti giusti sono America del Sud, e poi l'Africa e poi l'India. E da noi il vino, o meglio la vigna, il miglior terreno è questo, ma non perché noi siamo più bravi, è perché siamo fortunati che climaticamente ci troviamo nel posto giusto per fare la vigna giusta ed avere, grazie a Dio, anche il vino giusto. Un vino che per anni è stato soltanto mosto e che serviva per servire poi, durante tutto l'arco degli anni, servire i vini del nord, perché... non per colpa loro, tecnicamente sono straordinari, però c'è il terreno che non, e soprattutto il clima che non era di aiuto per fare il grande vino. Noi, grazie a Dio, lo facciamo. E uliveti, e uliveti. Nonostante adesso dobbiamo fare una piccola lotta contro la xylella, ma parliamo d'altro adesso, parliamo di vini. Allora, spesse volte associ i tuoi vini alla musica, ognuno ha la sua nota, ognuno ha la sua melodia. Penso che come le canzoni, il vino debba esprimere un concetto, debba esprimere un sapore, una sostanza, una, e soprattutto i primi elementi che sono entrati nella liturgia della Chiesa sono stati il vino e l'uva. Quindi già per sé elementi sacri. Mi ricordo il mio amico Vincenzo, grande Vincenzo Bonassisi, che mi parlava del vino che aveva in gli antichi greci, gli antichi romani. Era incredibilmente super sostanzioso, ovviamente con il passare degli anni, col passare, cioè l'uomo prima camminava, poi cominciava a mettersi a mettere una ruota, poi praticamente stanno già vivono ormai nello spazio, quindi i salti che si fanno nella tecnica e nel campo della astronomia, salti di qualità che però facciamo anche nel vino. Abbiamo affinato le cose, abbiamo capito di più, ci sono dei macchinari che ti permettono di avere dei risultati straordinari. Il vino è medicina, deve essere, per essere medicina, e il vino deve essere, sei sempre tu che devi saper cavalcare lui, mai tu, mai permetta lui di cavalcare te, perché altrimenti sappiamo i disastri che ne nascono. I vini tuoi a Bar, 1975, hai fatto quasi due vini, una per la musica, una per appunto questo... Io penso sempre a un'immagine, all'immagine di un tavolino vicino magari a una onde che battono, il mare, una bella luna, e musica e una buona bottiglia di vino. Uno si chiede alla fine, ma cosa vuoi di cosa più? Vuoi di più? Ecco, io abbino sempre questo tipo di immagini alla realtà e voglio, pretendo che sia così. La papà sarà sicuramente soddisfatta che ci guarda da su. Sicuramente soddisfatto. Sì. Giri il mondo, è inutile, lo sappiamo, non è facile mantenere il tutto di forza, almeno senza la parola.
ma quando ritorni qui al Cino San Marco è una boccata d'ossigeno. Io penso che il profumo delle radici è unico. Per i milanesi Milano, per i romani Roma, per me c'è Cino San Marco. Posso girare il mondo e lo giro continuamente, 6-7 volte l'anno, però la cosa più importante per me è quando ritorno qui e riesco a trovare tutte le mie energie, riesco a trovare tutto quel aggancio con i primi passi della vita. I primi passi della vita. Allora, Albano, il 26 settembre ti aspettiamo a Montreal, sarà una bellissima serata. Posso dire io? Certo. Sì. Il 26 settembre sarò a, je suis a Montreal e je vous en prie, non mancare, perché sarebbe un gravissimo difetto che mettete in evidenza per la vostra esistenza. Venite e non ve ne pentirete, questo è il mio motto, va bene? Un buon bicchiere di vino con un panino, sapete che cosa produce? Felicità. E vi aspetto a questo appuntamento con la felicità. A bientôt! Thank you very much, all the best, enjoy your life, spassivo bacioni. Incredibili immagini, e ovviamente credo che tutti hanno capito la bellezza di questo posto, ma soprattutto il fatto che Albano non si sia cimentato nella produzione diciamo del vino solo perché voleva fare qualcosa, no, lo fanno seriamente, ed ecco la ragione per cui sono ormai da tantissimi anni che ci lavorano, stiamo parlando degli anni 70, quindi potete immaginare, per la produzione di un vino dove la terra sicuramente è il posto migliore. Esatto, esatto. E oggi adesso è diventato, vogliono importarla. Vogliono importarla perché oggi è diventato, si importa in tutte le, si esporta ovviamente in tante parti del mondo, è diventato uno dei vini molto quotati, uno dei migliori, ovviamente tra i migliori vini, molto quotato, e anche noi avremo l'occasione di averlo qui in Canada, ma soprattutto quella sera, il 26 settembre, Albano sarà con noi. Ricordiamolo di nuovo, Silvana, perché è una bella serata. Potete degustare questo vino anche voi e quindi fare parte di questa serata il 26 di settembre presso Plaza Volare. I posti sono limitatissimi, allora se volete farne parte, se volete cenare insieme a Albano e degustare i suoi vini e magari anche una stretta di mano con Albano, acquistate i vostri biglietti al più presto. Bene, vedete le immagini, come fare per acquistare i biglietti, aggiungetevi anche voi a quella bella serata. Cena con Albano, ricordiamo, il 26 settembre presso Plaza Volare. Grazie intanto e la buonasera a tutti. Grazie e buonasera.